Ecco, Ligabue ci porta nella seconda parte della nostra trasmissione con Per Sempre, l'ultima canzone è davvero bella. Torniamo a Lotta Eterna, Per Sempre, vedi? Ecco, vedi, ma l'ho scelto appositamente. Tu sei un cultore. Sì, su questo caso sono stato fortunato perché non ci avevo pensato. L'hai fatto tu l'abbinamento e ti ringrazio perché veramente è giusto, sì. Allora, scusate, vedi. Questo qua sono le situazioni, scusate. Posso ma dire una cosa? Allora, prego, di solito, così mi aiuti. Di solito nella seconda parte della trasmissione l'ospite che tu hai invitato, Pasquale, va via. Invece io qui in scaletta vedo un Gigi resta con noi. Non ho capito se è un appello. È un coro. Che un se coro. Ci fosse stato Michele era Gigi resta con noi. Ma dai, comunque, resto veramente volentieri. Infatti ci farei compagnia per tutta la seconda parte della puntata. Anche perché voglio ascoltare Romina da questo punto di vista, che in questo momento non ha partecipato poi tanto. Adesso diciamo, sarà tutta una seconda parte di Romina con te che farai la spalla. Faremo entrare in gioco Romina, anche perché è una bravissima giornalista, quindi toccherà anche a lei. Adesso io di solito se ne lava le mani, ho il compito di intervistare l'ospite e concludo l'intervista su terra, sulla stazione elettrica, prendendo spunto da un messaggio che è arrivato al 324 82 71 464, che vi faccio il sunto perché era abbastanza lungo. Siamo la terra dei no? Siamo la stazione elettrica, non al petrolio? Siamo la terra dei no quando, secondo me, questo è un pensiero personale, quando questi progetti che sono molto impattanti dal punto di vista del territorio vengono realizzati senza coinvolgere le comunità locali. È impensabile, Pasquale, Romina, oggi che delle multinazionali possano arrivare con i loro progetti disegnati sulle cartine geografiche e venire qui e decidere il destino di queste comunità. Io non penso che noi siamo la terra dei no. Noi siamo la terra dei no quando questi progetti non vengono condivisi né con le amministrazioni locali né con la popolazione, che poi è la popolazione il destinatario ultimo di questi progetti, di questo impatto territoriale. Anche perché sono lì sul territorio, lo vivono il territorio. Anche perché anche le amministrazioni comunali in questo caso sono state compatte, minoranza, maggioranza. Sono state... Parlo di comunità montana. Cioè, sì. Io penso che proprio questa storia della stazione elettrica Terna, ma come tante altre, come quella del petrolio, come quella delle antenne, Chernobyl anche ultimamente, ci hanno messo un po', però anche su Chernobyl si sono compattati. Dimostra una cosa: davanti alle decisioni importanti questo territorio è compatto ed unito, e questa è una cosa bella per chi ci vive qua. Parliamo sempre, diciamo prima, di città a vallo, ma la città a vallo poi si concretizza in queste azioni, in questi atti decisionali. Bisogna lavorare ancora molto, però ultime due cose. Ma abbiamo cominciato dal parco eolico di Montesano e Casalbuono con stazione elettrica a Montesano. Siamo arrivati al fatto che il parco eolico Montesano Casalbuono viene bocciato dalla stessa regione Campania che ha autorizzato l'impianto, perché non vengono sbloccati gli usi civici di competenza della regione Campania. Quindi parco eolico non si farà più, quindi le royalties non rimpingueranno più le casse comunali, ma si faranno solamente le opere collaterali che Adel Mutawi, il dirigente di Terna, per la prima volta ha dichiarato che quest'opera ha poco a che fare con il parco eolico Montesano Casalbuono. Quello delle modifiche marginali. Quello delle modifiche marginali. Ti interrompo perché è arrivato un messaggio giusto, quindi lo leggo, che la persona che ci ha mandato prima il messaggio su siamo la terra dei no oppure la terra dei sì, ha detto che non abbiamo avuto il coraggio di dire tutto quello che pensa, chi la pensa diversamente, ma noi lo leggiamo subito, è molto lungo, è senza firma, ecco, vai Romina. Sì, lo leggo io. Allora, il messaggio diceva: proprio perché ritengo che sia un buon progetto per la regione Campania, ho intenzione di cedere gratuitamente il mio terreno a Terna in segno di solidarietà per questa multinazionale criticata da tutti e capita da nessuno. Ma come vogliamo crescere come territorio se diciamo no a tutto? Sì a Terna, e magari la spostiamo nel centro storico vicino alla chiesa gotica. Che ne pensi? Ecco, questa è il messaggio che noi non abbiamo più problemi a leggere. Avevamo riassunto, però è giusto, anche giusto che anzi, siamo felicissimi che la gente ci segue e interagiamo, anzi siamo davvero felici.
ognuno è libero di dire la propria sì, idea. Abbiamo detto anche che fondamentalmente dal punto di vista di Terna problemi non ci sono, grossi problemi, perché tutte le autorizzazioni che ha in mano è titolare di autorizzazioni che sono valide Terna dal punto di vista amministrativo. Poi entrare nel merito della questione vuol dire approfondire i temi e capire dove devono essere localizzate queste opere. Certo. Allora, altrimenti il problema resta semplicemente legato alle persone che vivono in quella località, e quindi noi giriamo lo sguardo dall'altra parte. Certo. Chiudiamo ricordando una cosa, poi passiamo alle altre notizie sulle multinazionali, che anche Polla ha rischiato, adesso, secondo il nostro amico ha avuto la possibilità, questi sono termini che ognuno vuole usare in base alle proprie idee, di avere una stazione elettrica di 60.000 metri quadri tra Polla e la zona industriale di Polla, nella zona di Sant'Antuono, con il parco eolico, che era di 13 pale se non sbaglio, però con una royalty di 170.000 euro, però tutto è rimasto bloccato perché l'opposizione in quel caso ha fatto, l'opposizione ha ricordato che poteva esserci un problema, la maggioranza ha capito che poteva esserci un problema e ha fatto opposizione. Quindi non è solo Montesano, ci sono problemi, certo. Se si chiamano problemi, se la gente le avverte come problemi o come possibilità, che succede in tutto il Vallo di Diano. Quindi noi cerchiamo di raccontare tutto quello che succede e tutte le idee, perché siamo felici di farlo. Certo. Torniamo allora, andiamo adesso su un altro argomento delle multinazionali, che sono le antenne, che possono essere attinenti a questa situazione, perché le antenne, i ripetitori, non le antenne, sì. È un argomento che si sta discutendo molto nel Vallo di Diano, giusto Romina? Sì, sì, se ne sta discutendo, perché purtroppo molti paesi sono stati interessati da questa questione. L'ultimo in ordine di tempo è stato Buon Abitacolo con il ripetitore della Ericsson, poi alla fine pare insomma che siano riusciti a trovare un accordo. Stesso problema tra Padula e Montesano per un altro ripetitore della Wind. Poi c'è, questo per quanto riguarda le nuove installazioni, poi ci sono chiaramente i problemi legati alla delocalizzazione di impianti già esistenti. Ricordo l'anno scorso in questo periodo ci fu un problema nel centro storico di Caggiano, in pratica in piazzetta Santa Caterina, dove non so se sapete ci sono installati dei ripetitori, c'è un impianto metallico altissimo, almeno c'era perché adesso è stato ridimensionato. L'anno scorso, a causa di fortissime raffiche di vento, molte persone furono costrette ad abbandonare la propria casa. Ci fu un'ordinanza del sindaco che insomma li metteva in guardia perché quella struttura metallica rischiava insomma di cadergli addosso. Da quella vicenda chiaramente si è tratto spunto per delocalizzare quell'antenna, e parzialmente è stata delocalizzata. Stesso problema nel centro storico di Teggiano. Chiaramente la delocalizzazione e la nuova installazione di nuovi ripetitori sono due problemi diversi. In questo caso io credo insomma che i comuni dovrebbero attrezzarsi prima che Ericsson o Wind si presentino con una richiesta. Cioè i comuni, è vero che insomma il sindaco di Buon Abitacolo ha detto una cosa in merito. Sì. Perché, in sostanza è chiaro che siamo d'accordo sul fatto che le antenne telefoniche, i ripetitori sono opere di pubblica utilità, tutti vogliamo che i nostri cellulari prendano, che la radio prenda, insomma tutti quanti vogliamo questo tipo di servizio, ed è anche vero che ai comuni non viene riconosciuta la competenza di esprimersi in ordine agli aspetti relativi alla salute pubblica. È vero anche però che le amministrazioni comunali possono redigere un regolamento, quindi diciamo che decidere le zone. Sì, si chiama un piano per la telefonia mobile. In sostanza, quando l'Ericsson o la Wind in questo caso arrivano sul territorio, chiedono, fanno un incontro interlocutorio dove possiamo installare le antenne, qui si possono installare, lì non si possono installare. Sono circondato da due studiosi, il che mi preoccupa. Mi manca Michele. Almeno siamo alla pari con Michele. Però volevo dire una cosa: a proposito del progetto del ripetitore Wind a Padula. Sì. Io ho fatto attraverso il comitato No Antenna Wind, perché sembra che veramente qua facciamo i portavoci dei comitati del no. Se fate un comitato sì antenna o sì qualcosa, siamo qui pronti per sì antenna nel posto giusto. Sì, antenna nel posto giusto. Ecco, un cittadino che fa parte di questo comitato mi ha fatto leggere l'accesso agli atti che ha fatto presso il comune di Padula, e la Wind in quel caso aveva presentato un progetto le cui mappe e le cui coordinate GPS andavano a finire nel comune di Capaccio e non riguardavano il comune di Padula, quindi era un CTRL V, CTRL C su un progetto. Quindi quando parlavamo prima
quando parlavamo prima di condividere questo progetto, questi progetti con le comunità locali, volevamo dire anche di fare attenzione a quando vengono presentati questi documenti, perché poi i documenti e queste antenne vanno ad impattare su dei territori dove la gente vive, lavora, studia, ha scelto, certo, di vivere qua, e quindi non è un control V, ma control poi ci C. Sono le leggi che regolamentano questo tipo di installazioni, quindi bisognerebbe preventivamente organizzarsi per evitare poi di fare 10.000 tavoli tecnici, incontri, e andare poi alla fine a trattare nella migliore delle ipotesi. Abbiamo messo nell'angolo Pasquale. Allora, io esco dall'angolo, esco dalle corde e lo faccio. Salutiamo Pasquale. Io lo faccio in un modo molto con il mio grande aiutante, che è il nostro regista Williams, che solo lui può aiutarmi in questo modo, perché può aiutarmi lanciando una canzone, che Williams sta facendo un lavoro egregio con 7 puntate, mi sopporta, mi segue non soltanto durante la puntata ma anche nei giorni prima nella preparazione, durante la puntata, anche dopo la puntata quando ci ritroviamo. Io lo ringrazio ancora, ringrazio Radio Movida, perché Radio Movida ci dà questo spazio, ma Nico, Carlo, Pierluigi e Nicola stanno facendo tanti sforzi per poter andare avanti, e dedico questa canzone a loro. Daniele Silvestri è un altro diciamo amico di questa radio, lo ascoltiamo spesso, mi piace, quindi decido le canzoni, in questo caso sono dittatore. Viva la democrazia. Dopo aver parlato delle antenne e della stazione Eterna, parliamo di attualità, e voglio parlare dell'Ergon, della situazione dell'Ergon. Sì. Se avete seguito la vicenda, adesso dopo vi racconto cosa è successo in questi due giorni e cosa è Ergon. Ma prima di entrare nell'argomento, non avendo Michele che è a Milano, voglio farvi ascoltare un altro comico. Michele è giornalista, ma sa anche fare il comico. Ed è questo. L'emergenza rifiuti in Campania. Da mesi i rifiuti non venivano smaltiti nel napoletano. Adesso la guerra contro i rifiuti finalmente è finita. E i rifiuti hanno vinto. Ecco. Questa era Daniele Luttazzi, che i rifiuti hanno vinto, è soltanto un modo per entrare nell'argomento, perché non c'è emergenza rifiuti. L'Ergon è la società partecipata, ora commissariata, che gestisce il ciclo dei rifiuti nel Vallo di Diano e non solo. Ha diverse situazioni debitorie, cioè alcuni comuni devono pagare l'Ergon per debiti, per mancanze. Questa vicenda risale a diversi anni, perché è molto contorta. È davvero un labirinto, perché l'Ergon era partecipata per 51% dal consorzio di Bacino e 49% dal 49% da una società privata, però dopo è stato, secondo la legge, secondo TAR, secondo le varie ordini di giustizia, è stato detto che non poteva essere fatto come ramo d'azienda, e quindi è stato commissariato lo scorporo, il commissario, altre vicende giudiziarie, ha portato comunque a una gestione commissariale da parte di Giovanni Siano, che gestisce la parte fallimentare, perché rischia il fallimento, sì. È il commissario liquidatore, e ci sono però 100 dipendenti dell'Ergon, sono un'ottantina, che continuano a lavorare, perché devono farlo, perché raccolgono l'immondizia e non possono, devono perché è il loro lavoro, ma non ricevono uno stipendio da diversi mesi. Sì. È sempre successo così, che per diverso tempo non hanno potuto avere lo stipendio mensile, e già nel maggio del 2011 protestarono con due signore, non so se vi ricordate, sì, sì, che salirono sul tetto dell'azienda per manifestare il proprio dissenso, perché non riuscivano ad arrivare a fine mese. Ricordo che una delle due signore aveva venduto l'oro di famiglia, perché dovevano pagare le tasse, ma non avevano lo stipendio da parte dell'Ergon. A distanza di diversi anni, gli operai, i dipendenti hanno ancora gli stessi problemi, e lunedì mattina 5 operai del cantiere di Polla, voglio ricordare i nomi perché sono Carmelo, detto Diego, Pasquale, Antonio, Vincenzo, che sono saliti su una delle torrette dismesse da parte dell'Ergon, sempre per protestare, perché non ricevono lo stipendio, secondo quanto hanno riferito, da 4-5 mesi. C'erano circa 5-6 mila euro, anche di più ciascuno, sì, sì, perché loro non riescono. Io ho raccolto la testimonianza di Vincenzo, che diceva che i suoi figli non riescono non hanno cosa mangiare, e questa è una situazione critica, ma non solo dei loro 5, ma anche di altre 100 persone che non ricevono lo stipendio, che sono costrette, vanno a lavorare, anche perché loro non possono neanche scioperare, in quanto possono essere passabili di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Sì, sì. Oggi hanno dormito al freddo, io sono stato sono stati lì accompagnati, diciamo, da carabinieri e vigili del fuoco.
Oggi sono scesa a mezzogiorno perché hanno avuto modo di incontrarsi con il commissario Siano, con il sindaco di Pola Rocco Giuliano, e hanno raccontato che i vari comuni stanno facendo dei piani di rientro. La situazione è contorta anche perché bisogna pagare prima gli istituti previdenziali, sì, poi l'Ergon. È molto contorto. In questo caso hanno la precedenza, no? Sì, sono creditori, come si dice, favorevoli, privilegiati. Grazie, io oggi faccio la parte dell'allievo e sono felice di imparare da voi. E comunque sono creditori privilegiati e quindi i primi soldi, che sono 250.000 euro, ma l'INPS, gli istituti previdenziali avanzano un credito di circa 1 milione di euro, avanzavano nei confronti dell'Ergon, quindi la situazione è pesante. È stato molto bello il fatto che hai ricordato i nomi, perché poi dietro ogni nome si racconta una storia, no? Una storia drammatica, di problemi che poi si affrontano in maniera quotidiana, quindi non è un semplice, la parola operaio, c'è un nome e c'è una famiglia dietro quella persona che ha fatto bene. Sì, perché i nomi, partire dai nomi, partire dalle persone, come dici tu giustamente, perché è una situazione complicata. Oggi, per ora, hanno trovato non un accordo, perché i soldi ancora non sono arrivati, però il commissario ha spiegato loro e il sindaco Rocco Giuliano di Pola hanno spiegato loro com'è la situazione. Hanno detto, abbiate pazienza, noi siamo vicini agli operai, certo, in questo caso io mi sento di dire, io sono vicino all'operaio, perché loro lavorano per non tanti soldi. E in bocca al lupo da parte di Pasquale, quindi non dico anche di Radio Movida, spero anche che della Musca. E quindi questa è la nostra situazione. Ora passiamo un attimo, torniamo un attimo a chi manca davvero qui oggi, sì, in radio. Ma dov'è Michele? Michele è a Milano. Ma guarda gli occhi tristi che ha Pasquale. Abbiamo mandato noi di Radio Movido Michele a Milano per un master di giornalismo, per essere super. Però lui ce l'abbiamo in diretta, giusto? Pasquale, mi mancate, sapete che mi mancate, qui in viaggio per Milano. A proposito, a Milano ascoltano Radio Movida, eh? Davvero? Sì, ascoltano Radio Movida sullo streaming e su internet. Sono contento. È tanta la gente che ci ascolta e sono curiosi di sapere la verità dal Vallo di Diano, proprio da te Pasquale e dai tuoi ospiti in studio. Noi ci proviamo davvero. Ma sai chi ho incontrato nel viaggio d'andata? Praticamente il treno si è fermato a Firenze, no? E chi incontrato? A Firenze, chi è il sindaco di Firenze? L'attuale presidente del Consiglio, Ho incontrato Matteo. Addirittura? Matteo mi ha rilasciato queste dichiarazioni. Complimenti, fammele sentire. Allora Michele, volevo salutare per bene la Mosca del Mattino Nero, perché so che è una trasmissione del fare. Ecco, come dice Crozza, il mio imitatore, io sono quello originale, però è vero che è l'imitazione del fare questa, e volevo salutare Pasquale per dire che prossimamente vorrò venire lì nel Vallo di Diano a salutare, ma soprattutto per domandare ed andare a fondo nelle questioni che riguardano il Vallo di Diano, signori miei. Un saluto anche a Gigi e a Romina, i giornalisti del fare, Mi raccomando ragazzi, sostenete questo governo del fare, mi raccomando. Grazie Michele. Sentito Pasquale, sì. C'era Matteo Renzi e io vi saluto da Milano. E ciao ragazzi. Ecco. Ciao Michele. Ciao Michele. Ciao Michele. Michele sarà martedì con noi un'altra volta e ci manca, ma io sto benissimo in vostra compagnia, però sto anche benissimo in compagnia della buona musica. La buona musica in questo caso è Ness, che è un artista di Sala Consilina, sì, un rapper MC che abbiamo avuto ospite qui alla radio con Carlo e Paghi, Facciamo Notte, e ha fatto una canzone, grazie, prima di partire con la canzone, ha fatto un video che vi consiglio di vedere. Sì, bellissimo. Girato da Edmondo Ragone e Domenico Martoccia. Che poi, se mi permetti, sono anche i registi del programma Fuori Luogo che va in onda su TV Oggi Salerno. Ho fatto una piccola marchetta. Sono inflazionati questi. Allora, vi consiglio di vedere il video della canzone che adesso Williams ci farà ascoltare, e vi consiglio anche di ascoltarla. Questa è una bellissima canzone e speriamo di scoprirlo chi ci sarà dietro la maschera. Bentornati in studio per l'ultima parte di questa settima puntata di La Mosca del Mattino Nero con Pasquale, Romina e Gigi. E per sostituire Michele ne servono due, quindi questo è il capito zoom. Gigi? No, vi ringrazio ancora. No, sì. Si chiama Ruota di Scorta, e vi sono contento che state qui con noi. Ultima, anche noi. Un po' meno, veramente. Io sono contento di stare qui con Romina. Allora, non potete andare via, sono il padrone di casa, comando io. E volevo dire che non potete andare via anche perché dall'altra parte, nello studio russo, ringraziamo per essere venuta qui con noi, c'è Anna Morena.
che la tua fidanzata, e ringraziamo. Allora, questo colpo veramente basso. No, perché nell'ultima parte si comincia. Allora, nome, codice fiscale, data di nascita. Non ne conosco. Allora, SMS è 324-8271-464. Prima di andare nell'ultimissima parte, facciamo un po' di aggiornamenti dal ballo. Andiamo con multinazionale ancora, ed è Pergola 1. Sempre il tema della trasmissione, chiaramente. Sì, Pergola 1 è il pozzo petrolifero che vorrebbero, che l'ENI vorrebbe fare a Marsico Nuovo, a 4 km dalla... Il quarto pozzo di Marsico Nuovo. Addirittura? Sì. Si vede che ce n'è tanta. Sì, c'è tanta roba. Sì. A 4 km dal comune di Atena Lucana, tanto è vero che anche di Sala Consilina, tanto è vero che a Polla, nel Vallo di Diano, scusatemi, è nato un movimento per poter cercare di capire se si poteva fare questo pozzo, se si poteva impedire e se poteva portare delle conseguenze al nostro territorio. Io ho la fortuna di aver avuto alcune pagine di giornale della Basilicata nelle quali si dice che è stato bocciato dalla regione il pozzo Pergola 1, non c'è nessuna autorizzazione ad estrarre, però l'OLA, che è il sindacato che si... l'organizzazione locale sì, grazie. Non si fida. Fa sempre il secchione. Ma io, questa è la parte, così dobbiamo lavorare. Io faccio finta di non sapere e tu mi aiuti. Non si fida. Perché, Gigi? Ma a quello che ho capito io, sì, la situazione è questa. Anche qui c'è tanta chiarezza. Infatti sì, molta chiarezza. Qual è? Cosa succede? Allora, la regione Basilicata ha bocciato l'estrazione di petrolio dal pozzo Pergola 1. Ma l'ENI ha in mano un'autorizzazione di un anno prima per quanto riguarda un pozzo esplorativo, cioè la realizzazione di un pozzo esplorativo. In pratica, la regione Basilicata dice questo: in questo momento non potete estrarre il petrolio, ma l'anno prima ha dato l'autorizzazione per realizzare un pozzo esplorativo, cioè capire se c'è o no il petrolio. Sì, che dal punto di vista dei rischi ambientali, sì, dal punto di vista dei rischi ambientali è uguale. Sì, infatti, certo. Soprattutto per quanto riguarda le risorse idriche. Nel Vallo di Diano, quando è nato il comitato No Petrolio, era quello che volevano fare, cioè la multinazionale per la ricerca del petrolio voleva fare degli studi per capire se c'era il petrolio nel territorio e non cercare il petrolio, non estrarre il petrolio, ma studiare. Per fare, secondo il comitato, poi Romina intervieni, anche i fanghi, i prodotti che servono per fare il pozzo esplorativo portano delle conseguenze all'ambiente, giusto? Sì, ma la mia domanda è questa. Se si bocciano le attività estrattive, perché esplorare? Perché farsi domande a volte? Cioè, se non c'è il rischio. No, credo sia logico. Sì, è no? Giusto, è giusto. Non lo so, è logico, proprio perché è logico. Che ci soffermiamo sulle carte. Cioè, una domanda presentata un anno prima, sì, ok, va bene, potete esplorare, però nel frattempo mi dici no, non puoi estrarre, allora cosa devo esplorare? Questa è una domanda, speriamo di avere delle risposte. Multinazionale, altro argomento, anche se non è multinazionale, eventualmente è la multinazionale della criminalità, se il processo dirà di sì, è Chernobyl. Sì. Processo Chernobyl, doveva esserci un'udienza il 20 ottobre, da quanto ho capito c'è lo sciopero degli avvocati, quindi si slitterà il 25 febbraio, non tanto, fortunatamente non molto a lungo come rinvio, quindi la Mosca del Mattino sarà lì a seguire, perché noi cercheremo di seguire sempre le vicende che raccontiamo, come se continueremo a seguire la vicenda della Stazione Eterna, certo, anche grazie al tuo sostegno e aiuto, grazie a tutti coloro che ci daranno delle informazioni e delle idee, dei pensieri sulle vicende che seguiamo. Un'altra vicenda che stiamo seguendo è quella di Sergio Solimo. Sì. Sergio Solimo, ci sarà una fiaccolata a inizio marzo alla quale parteciperà, da quanto è stato detto dagli organizzatori, anche il Vescovo, quindi siamo contenti. E in merito al Vescovo, speriamo, secondo il corteggiamento che c'è in atto, dovrà essere nostro ospite a metà marzo. Siamo davvero felici, fra le varie cose, di avere il Vescovo come nostro ospite. Vescovo che, tra l'altro, aggiungo, era in prima fila, in prima linea anche nella manifestazione contro la stazione elettrica Montesano Scalo. Sì, perché lui difende il creato. Sì. Sì. E questo, la Chiesa si sta muovendo molto nel Vallo di Diano. La cosa molto bella è che all'epoca, il 16 marzo dell'anno scorso, non sfilò in testa al corteo con le autorità, ma sfilò tra la gente, dando, certo, un messaggio, sì, veramente importante. Sì, sì, sì. Ne parleremo con lui. Ora ascoltiamo una canzone, che questa canzone la metto, l'ho scelta per Romina. Oh. Perché?
Per ringraziarla che sta qui con me al mio fianco al posto di Michele, penso che succederà spesso anche nelle prossime puntate con Michele anche, è perché so che tu adori questa canzone. Prego, se l'annunci sono felicissimo. E sono April Jam, Man of the Hour. Erano i Pearl Jam. No, Pasquale, voce, no, Pasquale. Dovevo provarlo, almeno. Perché atteggi sei veramente eccezionale. Ma io mi metto anche, per chi non mi può vedere, di lato. Siamo la Lilli Gruber. Posizione alla Gruber, radio, bravo. Tutta invidia la vostra, Michele, torna perché qui mi trattano male, con te invece posso trattare io male te. Allora, diamo altri aggiornamenti e poi andiamo verso il finale. Io sono davvero felice di questa puntata. Altri aggiornamenti, andiamo a Pertosa. Tu hai seguito questa vicenda del bacio di Pertosa, ovvero la possibilità di entrare alle grotte di Pertosa. Sì. In che modo? Durante San Valentino. Pagando un solo biglietto, eppure essendo in coppia, bastava scambiarsi un bacio, diciamo, all'ingresso delle grotte. I risultati sono andati più che bene. Sì, ben oltre le aspettative, credo, no? Da quanto mi riferiscono, oltre il triplo di ingressi, come rispetto... Quanti baci? Tanti baci, è stata una pioggia di baci. Era San Valentino, ragazzi. Una pioggia d'amore. E io bisogna dire che Franco Dorilli ha lanciato anche qui l'iniziativa e davvero sono contento che stia andando bene così alle grotte, anche perché a Padula invece c'è il purgatorio di è ancora attivo, ancora c'è in corso, in questi giorni ci sono i manifesti, quindi seguite tutti gli appuntamenti anche su internet, anche su Facebook, quindi è una cosa positiva per il Vallo di Diano, c'è movimento, come c'è stato movimento sempre a Pertosa con Antonello Caporale. Sì, cosa è successo? Sì, cosa è successo? Tu sei stata inviata per il vostro blog, quindi fate momento pubblicità, il vostro blog. Marchetta Time. E quindi come si chiama il vostro blog? Unastoriadaraccontare.it. Avete avuto modo di intervistare a... Sì, siamo stati lì, Antonello Caporale ha presentato al pubblico la sua docuserie, l'hanno chiamata così, girata lungo le tratte ferrate abbandonate d'Italia, tra cui ovviamente anche la Sicilia o Lago Negro. Però c'è stata un po' di polemica, un po' di discussione accesa fra... Sì, discussione, perché come sai Franco Dorilli ha lanciato anche qui la sua proposta della Fondazione Media di utilizzare i binari secondo il modello turistico del Velo Rail di Marsiglia, in Francia. Però chiaramente dall'altro lato c'è il comitato per la riattivazione del Siciliano Lago Negro che si sta battendo, ha avuto un incontro al ministero e quindi dice aspetta perché noi lottiamo per il ripristino, intanto però diciamo che non è un'azione ostruttiva la loro, nel senso che loro dicono intanto adottiamo i binari e utilizziamoli in questo modo, okay, quindi non siamo per il no. Siamo per il fare. Come ha detto prima Renzi, siamo per il fare. Anche sul blog del Comitato del Ripristino Siciliano Lago Negro si è parlato, degli accorgimenti, delle piccole sottolineature sul fatto che il comune di Polla, c'è stato un po' di polemica. Poi vi seguite sui blog, noi vi diamo soltanto il là, poi dove potete approfondire benissimo. Ancora arrivano messaggi e siamo contenti con saluti, e questo messaggio lo dedichiamo a Rosvelia Ragone che domani si laurea, diamogli in bocca al lupo da parte della redazione, perché arriva dalla redazione, ma anche degli amici di Rosvelia che ci hanno inviato un messaggio, diamo anche questa informazione. In bocca al lupo Rosvelia. Anche un saluto a voi ragazzi, vorrei salutare il mio amico milanese Rosario che mi sopporta in questi giorni. Credo Milano, Rosario. È Michele. Può essere, forse lo sopporta. Ha preso il mio posto, Rosario. Allora, ultimi aggiornamenti. Andiamo a Teggiano. Teggiano è uno dei paesi nei quali si vota, come Sala Consilina, Auletta, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro. È buon abitacolo. Si voterà nelle prossime tornate elettorali per il sindaco. E bisogna registrare le dimissioni da assessore di Manzolillo, Daniele Manzolillo. Sì. Il perché non si sa, però è possibile. Io personalmente, come idea, lui ha inviato una lettera al sindaco. Sì, perché ha detto che è stato già scelto il sostituto alla candidatura. Quindi voleva fargli
devi fare esperienza nell'amministrazione. Questo è quello che ho capito io, non sì so. Sì, può essere questo, quindi si può essere letta come una cosa per vista schermaglie elettorale oppure certo. No, una scelta di Daniele volentieri, cioè una scelta fatta così, vedremo poi nelle prossime liste, sarà bello da vedere, seguiremo tutte le campagne elettorali di tutti i paesi. Un altro messaggio che è arrivato, vedi, Romina sì. Si sta un attimo col telefonino, Michele è molto più bravo. Questi telefoni del 15-18 okay. Ragazzi, in Italia c'è, in Italia c'è bisogno di pedalare, sia al Velorail, pedaliamo e proviamo ad andare avanti. Ecco qua, grazie, davvero io sono felice dei messaggi che ci arrivano. Sì, sì. E questo è un altro messaggio, parleremo ancora della tratta ferroviaria Sicilia-Lago Nigro, ne parliamo da 27 anni, quindi ci sarà ancora tempo per parlarne. Sì. Io volevo concludere, stiamo andando per le conclusioni, ringraziando Gigi, perché Gigi è un giornalista di TV Oggi, anche di Monteradio, e ha seguito da vicino il processo Mastrogiovanni, è stato uno degli inviati sul posto del processo sì. Mastrogiovanni, quindi questa è una tua medaglia al petto. Sì. Sì. Processo che tra l'altro riprenderà ad ottobre. Quindi, riprenderà ad ottobre il processo d'appello, riprenderà ad ottobre a Salerno. Mastrogiovanni chi era? Al volissimo. Mastrogiovanni era un maestro elementare che nel 2009 fu sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio, fu ricoverato in maniera coattiva e dopo 4 giorni di degenza nell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, legato mani e piedi, purtroppo è morto. E quindi hai avuto anche modo di parlarne ai fatti vostri con Magale, dopo sì. Magale ci sono io, non sì. So che... Sei il secondo che mi ha intervistato, veramente. E dopo Magale. Dopo Magalli. Beh, speriamo che il terzo si va verso il migliorare o peggiorare. No, non... il prossimo potrebbe essere il vaso cinese di Magalli. può essere, infatti, il famoso vaso cinese. Ultima notizia da Polla, un po' di polemiche sull'apertura o chiusura della biblioteca comunale di mattino o di pomeriggio, ma sì. Vi aggiorneremo eventualmente. Vedremo nelle prossime puntate. Io volevo fare un piccolissimo regalo a Gigi Pastore che ci ha fatto compagnia, vedi, questa è una sigla prima di arrivare verso le conclusioni e altri saluti. Ecco, questa è una sigla televisiva. Io, è un mio modo per ringraziarti. Che carino, sì. Agli occhi e cuoricino. Sì, allora, questa canzone l'abbiamo scelta io e Williams. Che ringrazio. Penso che il colpevole è Williams. No, l'ho scelta io e Williams è un cartone animato. Io ti ringrazio per essere venuto qua, per la tua professionalità e per quanto stai facendo anche per l'informazione del ballo di Diano. Io grazie, ti stimo, l'ho detto, ho avuto modo di dirlo pubblicamente. Scusate, ha risposto Rosveglia. Okay. Ragazzi, crepi e complimenti come sempre. Ok, in bocca al lupo allora ancora. Volevo salutare, ora è arrivato perché sta qui con noi, abbiamo spesso parlato di emigranti, di persone che sono lontano. Amici da Milano. Amici da Milano, che sono un attimo venuti qui per riassaporare l'aria di casa. Quindi Giovanni, che è qui con noi, lo ringrazio per essere venuto a salutarci. E io volevo concludere questa puntata, oltre a darvi i prossimi appuntamenti, giovedì colezione privata con Nico, venerdì Pachi e Carlo con Facciamo Notte, la mattina lunedì, mercoledì e venerdì Rosemary Morning, e il sabato, questo di solito lo annuncia sempre Michele. Sì. Con la voce, io ho sentito con la voce tunz, Essential House, non so se sono stato capace. No. Per me, vogliamo Michele. Ecco, infatti. Allora, grazie Romina. Grazie a te, grazie a quelli che ci hanno ascoltato e continuate a seguirci. Grazie Gigi. Grazie mille Pasqua, è stato un piacere stare questa sera qui a Radio Movida. Ok, grazie a Radio Movida, grazie a chi ci sopporta fisicamente e strutturalmente, state facendo delle cose meravigliose, questo messaggio è per voi. È tutto per voi, perché state facendo veramente, chi ha fatto Radio Movida, chi ha creato Radio Movida, sta facendo un lavoro egregio, bravi. Io vi saluto, grazie Williams, ci sentiamo alla prossima puntata con un messaggio, perché noi questa puntata l'abbiamo fatta perché alla fine non è un sì, non è un no, noi vogliamo soltanto vivere.